Poker di gol e notte fonda per il Foggia. Il Cerignola fa un sol boccone dei rossoneri rifilando la squadra di Delio Rossi il terzo ceffone stagionale e mette una seria, serissima ipoteca sul passaggio del turno. Ora ai rossoneri servirà un'impresa, forse sarebbe meglio dire un miracolo, per ribaltare una situazione che appare oggettivamente compromessa. Al Monterisi è festa gialloblu per oltre 3.000 tifosi dell'Audace sulla contesa per pesano gli errori, o meglio gli orrori dei rossoneri, e sul banco degli imputati finiscono inevitabilmente anche le scelte di Rossi, che fa turnover e ne cambia 5 rispetto al Potenza. Pazienza invece ha una macchina che al Monterisi continua ad essere perfetta. La cronaca al tredicesimo ci prova subito l'Audace, la conclusione di Sainz Mazza termina però sul fondo. Il Foggia risponde al sedicesimo, punizione dai 25 metri di costa e palla fuori, ma non di molto. La gara si sblocca al 19° su una palla vagante in aria. Ogier si limita a fare l'osservatore. Leo interviene in ritardo e colpisce a Scicchi in aria. L'arbitro, appostato a due passi, accorda il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Ashik, che spiazza Thiam e porta il Cerignola avanti. Il blackout del Foggia continua e 3 minuti più tardi ecco il raddoppio. È l'ex Sainz Mazza, direttamente su punizione, a fare secco un Thiam che nell'occasione non appare certamente perfetto. 2-0 è ancora incubo rossonero al Monterisi. Il Foggia rischia l'imbarcata prima dell'intervallo, quando ancora Ashik ci prova dal limite spedendo di poco alto sulla traversa. In avvio di ripresa, Rossi, che ha nel frattempo perso Ogier per guai muscolari, spedisce dentro Ogunseye per un'evanescente Beretta. Più tardi perderà anche lui, ancora per problemi muscolari. L'avvio è tuttavia incoraggiante perché Bjarkason al 48° sembra riaprire i giochi con una parabola velenosa che sorprende Saracco. 2-1 e gara solo apparentemente riaperta, perché non trascorre nemmeno un minuto e l'Audace rimette le cose a posto. Proprio Bjarkason perde palla e avvia la ripartenza dei padroni di casa. Russo imbecca Sainz Mazza e lo spagnolo impallina ancora Thiam col sinistro. 3-1. Ma non è ancora finita. Al 58° il Foggia ha l'occasione per accorciare, Frigerio crossa in aria e Ogunseye fallisce una sorta di rigore in movimento, mandando alto da posizione favorevole. Al 77° è Di Noia a provarci da fuori, conclusione però debole centrale, nessun problema per Saracco. I problemi semmai ce li ha Thiam, che al 78° è graziato da Ausilio che sciupa, il quale si rifà però 2 minuti più tardi. Altro pallone perso dai rossoneri, Samele imbecca lo stesso D'Ausilio che fa secco Thiam mandando la palla sotto le gambe del portiere. Anche in questa occasione, certamente non impeccabile. Poker, Audace e Foggia in bambola, che si rivede solo al 93° su punizione di Peterman che calcia in curva. Cala il sipario sul derby, fanno festa l'Audace ed i suoi tifosi. Per il Foggia, la notte diventa ancora più buia al rientro, quando un manipolo di tifosi si rende protagonista di un'aggressione al pullman della squadra al ritorno allo stadio. Scene da incubo dentro e fuori dal campo e squadra spedita in ritiro a Bisceglie. Peggio no, però sicuramente non abbiamo giocato all'altezza della situazione, ma qualsiasi cosa dicessi in questo momento può essere un palliativo. Abbiamo fatto male, ce ne scusiamo, la partita non è finita, sarà difficile, ma non è finita, anche perché noi, al di là delle parole, noi dobbiamo fare i fatti sul campo. Il campo stasera ha detto che Cerignola ha vinto 4-1 e noi abbiamo perso 4-1. E quindi qualsiasi cosa dico in questo momento sarebbe una scusante, io scuse non ne voglio. Dipende da noi, è chiaro che se giochiamo così non è aperto. Però sta squadra ha dimostrato che sa giocare a calcio e può anche ribaltare un risultato. Sicuramente è difficile perché loro sono una buona squadra. Ma onestamente non lo so, penso che dipende molto anche dai campi, cioè il fatto che giochi su un campo, poi su un altro, e dipende forse anche dalla tensione, poi sei a fine stagione, quindi. Però onestamente sono troppi. Una squadra che ha fatto degli errori, anche perché
Abbiamo regalato praticamente i primi due gol e poi la partita si è complicata. L'avevi rimessa e devo dire che il secondo tempo stavamo giocando anche molto meglio, solo che poi il 3-1 ci ha tagliato le gambe un'altra volta. Sì, è la più bella e probabilmente anche la più importante perché è stata una vittoria contro un avversario tosto, con un derby, una partita di andata di playoff e quindi insomma questo va ad aumentare il valore di questa vittoria. È chiaro che ora ci sarà la partita di ritorno e ci dovremo arrivare con il piglio giusto, con la mentalità giusta. Con la cattiveria giusta perché andremo a giocare in uno stadio strapieno dove comunque proveranno a riprendere la partita e lì dovremo farci trovare pronti. Oggi il Monterisi è stato un qualcosa di fantastico, di strepitoso, un qualcosa che in questi 3 anni non avevo mai visto se non forse contro il Bitonto in Serie D e credo che sia il giusto merito per questi ragazzi che stanno facendo un percorso straordinario e che stanno regalando tantissime gioie alla città, alla società che comunque ha lavorato tanto e che sicuramente a quei tifosi della curva che ci seguono da quando andavamo a giocare su dei campi in Serie D che oggi faccio ancora fatica anche a ricordare. Io direi che in questo torneo mi piacerebbe essere ancora di più la sorpresa e quindi continuare ad esserlo. Poi è chiaro che essere una certezza o continuare ad essere una sorpresa, lascia il tempo che trova. Noi dobbiamo lavorare per migliorare sempre ciò che di buono siamo riusciti a fare. Ed è questa la strada da percorrere, è questa che è la strada che i ragazzi stanno percorrendo con voglia, con dedizione e questo mi riempie di gioia perché nei loro occhi, durante i giorni della settimana, durante le gare, nel pre-gara, lo vedo quella voglia di voler fare sempre un qualcosa in più, sempre di crescere, sempre di mettere un mattoncino in più in tutto ciò che è stato costruito fino ad oggi. E questo deve rendere orgogliosi i tifosi e la società soprattutto perché hanno in mano un parco giocatori, oltre alle qualità, ai valori tecnici, ma con dei valori umani davvero importanti.